Una situazione sicuramente delicata, senza precedenti, perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari delinquenti hanno creato e stanno creando un danno elevato, ma per fortuna non registriamo vittime se non la donna anziana di San Martino. Seguo momento per momento la vicenda, l'ho seguita tutta la notte, rientrerò verso l'ora di pranzo e mi occuperò anche della collocazione degli evacuati, perché questa notte sono state costrette molte famiglie ad andare via. C'è un coordinamento che funziona, naturalmente sono fatti imprevedibili ed imprevisti perché ormai l'ecosistema è cambiato. Come assistiamo alle bombe d'acqua d'inverno, adesso assistiamo a questi climi che sono veramente pericolosi per l'incolumità di uomini, donne e cose. Un fatto del genere credo che non abbia precedenti. Non registro in passato un tipo di caldo così elevato, ma non lo dico io, lo dicono gli osservatori. È evidente che questa è una conferma del cambiamento dell'ecosistema, sia invernale che purtroppo anche estivo. Ci dovremo adeguare e organizzare. Per l'inverno già ci stiamo pensando col progetto che desidero mettere in campo sulla pulizia straordinaria di tutti i fiumi. Su questo aspetto estivo dovremo verificare quali contromisure adottare.